ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Road to Ranked con un nuovo team e siamo in compagnia del creatore del team, ovvero Samugen. Ciao ragazzi, sono Samugen. Bellissima questa intro, ragazzi, ma guardate sotto di me cosa c'è? Cosa c'è? C'è una renna coi facciola! Che bella! Li facciola! L'avrete anche qua nella squadra, allora. Aspetta un attimo, ma quella non è la solita renna che si vede in giro? No, è una renna più bella, è il cervo più bello. Allora, stiamo giocando Stuntler, ragazzi. Autistico al punto giusto. Autistico al punto giusto. Direi di andare sul Battlespot perché le sto prendendo malissimo. No, non è vero. In realtà siamo 5-1 con questa cartuccia. Mi aspettavo peggio, sinceramente. Giocando HP Water. Giocavo Zapdos HP Water, tra l'altro. Che bello. Comboato. Allora, ragazzi, questo Stuntler è fatto in modo tale da essere più lento dei Primals in Trick Room. Quindi vuol dire che questo Primal... Cioè, tra l'altro, setta Trick Room, quindi non so se lo sapete, ma ha accesso a Trick Room. Setta Gravity, ha Skill Swap. Ragazzi, questo... Setta Gravity e Ipnosi. Esatto, è tipo Bronzon più veloce. E è molto meno bulcoso. Sì, ha tipo la stessa velocità base di Cresselia e le stats un po' di merda, però... Sì. Ha Intimidate... Ma visto che ho... No, difesa speciale comunque non è malissimo. No. La difesa normale è un po' schifo, però c'è Intimidate, quindi alla fine siamo sì, abbastanza... Intimidate con Mawile o Salamence. Esatto, che... Okay. Abbiamo beccato Polito dal Giappone, VGC 2016 player con un rating di 1553. Allora, il suo team è composto da... Kangaskhan, Xerneas, Salamence, Groudon... Dilli tu gli altri due, no, non lo sai. No, in realtà gli altri due sono Bronzong e Tundurus. Quindi diciamo un Big Six tolto Smeargle e tolto Talonflame, diciamo. Quindi ha la possibilità di andare lento. Quindi la cosa che mi viene in mente qua è che il suo Groudon non sia per forza max speed. No, infatti, potrebbe essere lento. Potrebbe essere lento, secondo me. Però noi siamo brave, quindi... Giustamente. Io liderei... Con la mia solita lead Stuntler e Mawile. Esatto. E se lui leada però Tundurus Groudon? Groudon ha la doppia Intimidate, switchiamo Easy Mawile. E mettiamo Kyogre. Sì. Ok. Però potrebbe chiamarlo, quindi Kyogre Groudon dici qua? Poi come altri due. Direi. Groudon, sì. E c'è Bronzong. Vabbè, quindi... No, Groudon per Bronzong. Diciamo più che altro, Groudon per Bronzong anche perché non si becca brutte robe dal cervo falso. Ah sì, va bene. Va bene? E anche Kyogre, dopo. Sì, sì, Kyogre e Groudon dietro. Sì, va bene. Ok. Vediamo qua, secondo me, tra l'altro ci ha messo meno di noi, cioè più di noi a scegliere la team preview, quindi mi sa che ha paura di quello Stuntler malissimo. Però i giapponesi sono storti, diciamo che potrebbero avere in mente cosa potrebbe fare questo Stuntler. Cioè, schifo. No, vabbè, non è vero. Sì. Allora, parte la sfida con Polito. Il tuo amico Lorenzo è online. Chi sarà mai questo Lorenzo? Io forse lo conosco. Forse anch'io. Ok, Bronzong e Xerneas. Bronzong, Xerneas. Lead. Guarda che bello, la renna shiny. Aurea folletta di Xerneas, ok. Ok, doppia prepotenza. Perfetto. Buona. Allora, qui mette Groudon, secondo me. Su Xerneas. Sì. Allora... Xerneas fare... è più veloce, mettiamo dentro Kyogre, siamo più... Ah, però potrebbe fare Skill Swap. Facciamolo anche noi. Io farei così. Sì. Che ne dici? Adesso, secondo me, lui setta la Trick Room. Oppure no, non lo so. No, secondo me no. fa Skill Swap sul suo Groudon. Mette Groudon e fa Skill Swap. Quindi io farei subito la Trick Room. Trick Room? E switch su Ogre. Ok. Va bene, ci sta. Ci sta. Ma più che altro che credo che Xerneas qua non voglia stare. Xerneas switcha su Groudon, immagino. Groudon. Buona, okay. Abbiamo anche la Rain. L'abbiamo chiamato, perfetto. Ok, l'unica cosa sperando che non faccia skill swap sul suo Groudon, perché sennò è un po' di shenanigans strani, perché lui può fare... Ah no, è vero che siamo più veloci in Trick Room, comunque. Cioè... Siamo meno veloci, quindi la Rain va prima. No, va dopo. Non so se mi sono spiegato, però sì. Lo vedete se lo fa. Cosa ha fatto? Ha messo Groudon e sto ancora mettendo Kyogre. Aspetta che l'animazioni.
Allora, Kyogre tra l'altro ciccionissimo. Madonna. Quanto è bello. Il nuovo Risply. Se vede questo video si incazza. Allora. No, ma senza offesa Rispoli, ti vogliamo E tira Bronzong, ha switchato pure Bronzong. Attenzione. Ha messo Salamence. Perfetto. Abbiamo praticamente la partita abbastanza in mano qua. Sì. Facciamo Gravity? Hai settato la Trick Room? Sì. Allora sì, Gravity e Origin Pulse. E se fa... Beh, qua la cosa intelligente da parte sua sarebbe fare Protect con Groudon e fare Double Edge con Salamence. Sì, è vero. Però comunque siamo più veloci del suo Groudon, quindi... Sinceramente... Prima Pulsar sia. Tanto comunque gli facciamo parecchi danni. Sì, perché... e comunque dopo abbiamo la Gravity settata, possiamo addormentare. Esatto. Esatto. Tranne Bronzong, probabilmente c'è la LAM. Bronzong c'è la LAM, probabile. Almeno si gioca così di solito. Sì, ma tanto. Sorry, mi sta calando la webcam, sto diventando scuro, quindi vado a sistemarla. Anzi, se Salamence sopravvive, viene anche a nostro favore, perché così non mette subito Bronzong. Esatto. Aspettate che sistemo la... Ok. Ok, ha switchato Groudon su Bronzong, ottimo. Ecco, più che altro è che adesso lui c'ha l'ipnosi libera. Vediamo. Salamence protegge? No. Ok. Ci dovevamo pensare su questo probabilmente, però... Boh. Vabbè, adesso abbiamo danni utili. Sì, no, questo sì. Prima Pulsar chiaramente non può missare grazie a Gravity. E mi sa che ha fatto hit che io su Salamence, sì. Bronzong anche. Salamence usa sdoppiatore su Kyogre. Minchia che danni. Siamo rimasti a 69. Ok, allora io qua farei ipnosi su Bronzong e Protect. Probabilmente alla Loom e Salamence proteggerà, quindi sì. Me la butto lì, mi gli brucio la LAM in caso. Almeno il turno dopo è addormentato, sì. Potrebbe anche mettere Groudon, se è molto leso. Sì, poi tanto skill swappiamo in caso. Esatto. Però... Cioè lui non se l'aspetta che abbiamo skill swap, secondo me, su Stuntler. Perché Stuntler non lo gioca quasi nessuno. Quindi... Diciamo di che pure va a nostro favore. Eh? Di pure nessuno. Vabbè, tu l'hai giocato e pure hai vinto una PC, praticamente. Quindi direi che... Male non fa. Male non va. Tra l'altro mi è pure battuto il team che sto usando per i nazionali. Bronzong Protect. Ok! Oh mio Dio. Va bene, non ha protetto Salamence. Non ha protetto Salamence. Ha fatto Double Edge su Kyogre. Ok, allora io metterei Mawile. Kyogre mi serve per dopo. Ok. E farei ipnosi su Salamence. Va benissimo. Nel remoto caso non protegga, si becca un'ipnosi in faccia. Il turno dopo, quando finisce la Trick Room, siamo più... abbiamo più facilità. Cioè abbiamo più facilità, siamo... Sono anche Groudon non è male, come switching. Tanto Bronzong non ci fa niente, più che altro che se ce l'addormenta è un casino, mentre Mawile addormentato non è... Non lo so in realtà, anche Kyogre... Potresti mettere Groudon e preservare l'Intimidate per... Sì, per dopo. Per il suo Groudon. Sì. Però non lo so. Ma questa è Gem. Attenzione. Cosa ci fa? E lo chicco, grande cauteruccio. Ok, switch a Bronzong. Su... Groudon, ok. Perfetto. Benissimo. Perfetto. Ok, allora. E... Ok, il nostro switch va dopo. E va bene. Dovremmo essere comunque più lenti. Non sono zero speed però con questo Groudon. Sono brave ma non zero speed. Perché altrimenti andiamo... Sì, lo so. Perché se altrimenti andiamo in speed take con Kyogre. E al quindi... massimo, cioè, visto che c'è ancora la... Io farei Bibenzi... Sì. Ipnosi e va. Ok. Io farei P-Blaze ignorante. Non può metterci in qualsiasi... Cioè qualsiasi cosa... si becca i danni. Sì, e sì, farei skill swap. Così non ci becchiamo niente dal suo Groudon. Ma aspetta. Il suo Salamence è ancora lì, no? È addormentato. Ok, quindi... ipnosi... su Groudon. Io farei skill swap. Perché io farei skill swap su Groudon. Ti ok, così perché. Abbiamo l'intimidate.
Abbiamo l'intimate 1. Ah, no, è vero che non c'ha. Io pensavo di giocare qualcosa. Pensavo di avere. Ok, no. No, ipnosi è meglio su Groudon. Okay. Niente. Pensavo di essere. Cioè, pensavo fosse Levitate. Sono abituato con Cresselia. Ok. Buona, ok. D-Blades va. E tira giù Salamence, va bene. E non abbiamo praticamente più da preoccuparci della sua fast mode, praticamente, a parte Xerneas. Tra l'altro, sì. se osa mettermi Xerneas qua, si becca un P-Blades in faccia. Batte Bronzong, infatti. Però non penso che comunque... Boh, cosa vuol fare qua? Io farei P-Blades lo stesso e Skillswap. È finita la Trick Room? Sì, questo turno. No, la Gravity abbiamo ancora un turno, quindi sì, P-Blades. P-Blades e Skillswap? Sì. Su Groudon. Così almeno gli becchiamo l'Intimidate. Anche se dovrei... Sperando che non sia speciale. Però non penso. Questo team non lo giochi speciale. No. Se no le perdi da Kyogre. Tra l'altro quel Bronzong c'ha Protect, eh. Quindi potrebbe anche proteggere. Ah, ma tanto chi se ne frega. Geoforza. È speciale, ma dovremmo tenerlo. Abbiamo gli investimenti. Lo teniamo. Sparate l'Uriche. E hit entrambi perché siamo sotto Gravity. Ok, abbiamo tirato giù Groudon. Crit. Okay. Mi sembrava strano, dico, troppo forte sto Groudon. Ok, va bene, qui mettiamo Mawile e vinciamo. Semplicemente facciamo in modo di saltare la Trick Room e poi facciamoci shottare qualcuno. No? Ma tanto è rimasto Zong e Xern. No, Zong è morto, non ha protetto, è andato giù. Ok, e l'altro... la Gravity, adesso gli farei Fire Punch e penso che quitti a questo punto qua. Siamo 4 contro 1. Xerneas. Xerneas, ok. Sì, abbiamo vinto adesso, perché avendo detto Mawile, diciamo che lo shottiamo sicuramente lì. Ma metti direttamente Mawile, fai gli Iron Head, è buono. Mawile è il problema, cioè, se non usi Mawile non sei nessuno. Bravo, Aki, bravo. No, faccio vero. Ipnosi, senza Gravity, e faccio Fire Punch, perché io sono vero uomo. Vai. Geocontrollo. Attenzione. Potremmo farcela. Tanto lo metto questo ipnosi. Vediamo. Allora, c'è questa animazione di 8 mesi. E ok, allora. Attacco speciale aumenta. Speciale aumenta. Velocità aumenta. Fuoco pugno. Adesso lo brucio. Ok. Minchia, quanto è ciccione. Ipnosi! L'ho messo. Ma porca. No. E lo faccio un altro. E proteggo Groudon. Voglio vincerla 4-0, dai, voglio vincerla 4-0, ci proviamo. Farà Dazzling Gleam qua, deve per forza farlo. Sì. Ok, e penso che lo teniamo con gli investimenti che abbiamo con l'arena. Non saprei. Lo teniamo. No, mi è stata un'altra volta ipnosi. No, che uomo Stuntler. Vabbè, dai. Va bene, ok, adesso attacco, va. Tanto abbiamo dietro... Ma vuoi... Sì, esatto. E io gli farei Thunder poi con Kyogre. Metti che mi critti Moonblast. Non voglio missare anche Origin Pulse. Ah sì, tanto. Dovremmo aver vinto in ogni modo possibile e immaginabile, però... Ah, tra l'altro, è vero, sì, deve crittarmi con Moonblast per tirarmi giù. E abbiamo Kyogre ciccione che critta la gente. Ok, va bene. Prepotenza di Mawile, non abbiamo neanche... Secondo me non facciamo neanche in tempo. Il timer è a 4, eh. Allora, Mega Evo, Metal Testata e Tuono. Vai. Vediamo cosa fa. Praticamente il crit gli permetterebbe di tornare in partita. Ma... Protect. Dovrebbe crittarne 3. No, deve crittare Moonblast. Sì, 3 volte. No, una volta sola, lo tira giù. Sì, ma tutti i 3 Pokémon che abbiamo, Mawile, Groudon e Kyogre... No, Groudon è andato giù, siamo con Kyogre e basta. E ah, okay. Mawile. Ah, boh, raga, io non vedo. Lo so. Ha fatto Moonblast? Lo scopriremo adesso se vinciamo o meno. No, lo teniamo. Ha voglia. Tuono.
Adesso becco pure la para. No, però metto la beta testata e abbiamo vinto. Va bene, allora, ragazzi, questo è un episodio, diciamo, da una sola lotta, perché questa lotta è durata, tra l'altro, tanto, e perché Stuntler ha bisogno di riposarsi, può fare solo una lotta al giorno, non ce la fa di più. E perché non ho voglia di fare altre partite perché perdo. Non è vero, non è vero. Comunque, vabbè, se l'episodio vi è piaciuto, come al solito, mettete un like e... Boom. Da enjoy essa... Renna. Esatto, esatto, ragazzi. Hashtag true Renna nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Forse con Samu Gen, forse no, chi lo sa, lo vedrete nel prossimo episodio. Vediamo. Ciao, ciao. Ciao.